La polizia ha bisogno d'aiuto. Ma no, davvero, strano. Dai, però se schivo... Ok, non stiamo iniziando bene la puntata. Ok, non stiamo iniziando bene la puntata. Aiuto! Se poi sta polizia riuscisse anche a coprirmi un po' di più, perché alla fine loro sono armati, io no, quindi... Non vorrei che poi sembrasse una scusa, però... Cioè, dai, cazzo... Perché ti colpisce solo? Perché ti colpisce solo? Quanto mi piace sta ragnatela istantanea. Comunque salve a tutti ragazzi, bentornati su Jolly Show. Solita prassi, normale. Perché la gente non è mai contenta di vedere Spider-Man? Oh, forse stavolta sì, oh mio Dio. Sei ferito? No, sto bene. Ma il signor Standish ha bisogno di te. Quegli uomini mascherati l'hanno catturato e trascinato a casa sua. Li vedo. All'ultimo piano. Ok, aspetta qui. Per fortuna siete qui. Non trovo la mia auto. Credevo di averla parcheggiata a questo piano. Ah, comunque devo ammettere che questa cosa dei gadget è semplicemente fantastica. Avevo parecchio anche sottovalutato la fine. Oddio. Dicevo questo gioco. Allora, temo che avremo un paio di persone da affrontare attualmente in questo episodio. Ma giusto un paio. Allora, senti, tu innanzitutto lì giù già mi hai rotto i cones. Quanto è figa la granata. Comunque raga, scusate ma devo un attimo chiamare almeno un drone di supporto, perché qui la situazione potrebbe vagamente degenerare a breve. Ecco appunto. E stai giù, va. Ah. Ho paura, ho paura. Ah no, vabbè, un colosso. Anche voi lavorate qui. Questo edificio prende sul serio la gestione dei parcheggi. No, soprattutto questo parcheggio, cioè, questo edificio non si può dire che non collabori al trovare il lavoro alle persone, insomma. Ah, calcio in faccia, baby. Ok, ah, ancora un aspirante abbiamo. Ok, ora posso andare a fare quello che devo fare. 10 all'impegno. L'ascensore è un suicidio, sanno che sono qui. Ma forse potrei sfruttare il vano ascensore. E tanto se Spider-Man, cioè che cazzo te ne frega in fondo. Scusami. Ci stavo rimanendo non fottuto di più. Ragazzi, regga, l'episodio è iniziato in modo molto soft, affrontando i nostri cari amici mascherati demoni. Fine, l'abito noir, anche questa volta ci sta bene, dai ragazzi. Che poi, tanto per fare un momento didattico, questo abito sarebbe quello, è tipo... è del mondo tipo narrativo di Spider-Man, tipo nella seconda guerra mondiale, una cosa del genere, a New York anni 30, giù di lì. Giusto per darvi un'informazione così di servizio. E che io veramente trovo parecchio figo questo abito.
Però è incredibile come Peter Parker e la figa spesso siano cose parallele proprio. Per servire la luce. Ascensore, lei stia calmo, per piacere. Trovo che le parti nei videogiochi così che stanno tipo negli ascensori sono qualcosa di veramente figo ogni volta. Vabbè, arrivato di speedrun un'altra volta, non me ne frega niente. Faccio quello che voglio, tanto dello stat non ne ho bisogno. Edificio altino. Effettivamente povero Spider-Man. Sul Wow. serio? Ok, potrei dover ritirare ciò che stavo dicendo. Oh, Madonna. Mamma mia, ragazzi, che cos'è questa parte? Così non va. Cosa non sta diventando questo gioco, veramente? Metti la password. Ah, io che volevo non dover fare le stealth. Sembra nervoso. Forse dovrei metterlo KO. Forse. No. No, con quello davanti, no. Fatto la cazzata. Vabbè, ok. Non serviva per forza farla stealth. Buon per me. Sì, però, senti, se io ti schivo le cose... Oh, che tega. Oh, Madonna. Entrare, devo liberare la stanza. Ok. Dovrei aver liberato. O forse no. Ah no, ok. Spacco tutto. Ne era rimasto Ok, ti ha giusto liberato. l'ultimo. Spero che Standish stia bene. Bello però, l'ho fatto un po' di arredamento. Ecco, è arrivato un altro fumentato qua. Sì, ma cioè ti calmi, eh. Oh Cristo. Ah, scusate, ma non volevo più averci tanto a che fare con sti qui. Ecco. Sarò sincero, lo preferisco rotto. Bene, ora abbiamo fatto. Ora è sicuro. Cosa cercavano? Solo registri contabili. Sul respiro del diavolo. E tu come lo sai? Perché lo vogliono? Non so neppure cosa sia. Sono anni che Osborne investe molto denaro, ma mantiene l'assoluto riserbo sul progetto. Io sono l'unico a possedere la documentazione. Non più. Alcuni documenti sono stati copiati su un server sicuro. Ricevute di pagamento a un certo dottor Isaac Delaney. Chi è? Non ne so molto. Giù! Madonna.
Cosa sta diventando questo gioco? Madonna mia. Andiamo, andiamo. No, l'ascensore è... Allora, in Amazing Spider-Man 2 non è finita bene una situazione simile, quindi ho un brutto presentimento a riguardo. Cadi più piano. Preso. Tutto bene? Sì, credo di sì. Ok, ok. Comunque, per essere la tromba di un ascensore non è male. Ehi, hey, Yuri. Stai bene? Sì, ma non ho scoperto niente di che da Standish, perché sono arrivati gli agenti della Sable e si sono messi in mezzo. Che succede? Ho la sensazione che vogliano solo assicurarsi che non parli. Perché sa del respiro del diavolo. Esatto, qualunque cosa sia. A quello sto ancora lavorando, forse ho una pista. Una pista? Parli come uno sbirro. Vorrei dire come... Spider-Cop. Yuri? Me la sono cercata. Il ritorno di Spider-Cop, ragazzi, eccezionale. Peter, come sta Standish? È al sicuro. Ok, bene. E i demoni? Erano in cerca di un nome. Hai una penna? Sì, vai. Dottor Isaac Delaney. Speravo che me lo dicessi tu. Ci provo, dammi solo... Ah, dimenticavo. Hai lasciato da me quel rilevatore di Tombstone. Più tardi lo porto al laboratorio del dottor Octavius. Ti faccio sapere cosa scopra su Delaney. In mezzo a tutto questo casino mi dice ho sbloccato una nuova missione secondaria. Wow. Vuoi controllare qualcosa per me? Forse. Se me lo chiedi, per favore. Su un tetto di Hell's Kitchen è stato notato un contenitore sospetto. Manderei gli artificieri, ma magari è solo il progetto scolastico di qualche ragazzino. Sì, lo so, c'è la crisi, bla bla bla. Quindi? Andresti a controllare, per favore? Ah, le paroline magiche. Spero proprio che si tratti del progetto di qualche studente. Ah, bei tempi quelli. La scuola era molto meno complicata della vita reale. Beh, momenti di saggezza così. Ah, tecnologia militare. Strano. Spider-Man, hai trovato uno dei miei punti di ricognizione. Chi è che parla? Domanda errata. Quella corretta è: riuscirai a disinnescare le mie bombe? What? L'uomo del mistero ha disseminato dei punti di ricognizione. Ma cosa... Basta mettermi cose secondarie da fare. L'inseguimento di terroristi mascherati in possesso di una bomba. Servono agenti in zona degli Arts. Passo. Questo PC segnala la presenza di bombe nel quartiere. E stanno per detonare. Devo sbrigarmi. Devo impedire che le bombe esplodano. Vabbè, ma dai, cioè. Cosa secondarie così tanto per, ragazzi, madonna. Ma cosa? Ok, una è sistemata. Direi che come progetto per la scuola di un ragazzino è... un po' particolare, insomma. A scuola con l'ISIS, praticamente, dai. No, però sto pensando tra tutti i vari nemici di Spider-Man. Quale diavolo sarebbe così psicopatico? Cioè non mi viene in mente nessuno, anche se dalla maschera direi Ghost. Però non è totalmente di Spider-Man, quindi non saprei. No, oddio. Ah. Easy peasy lemon squeezy. Che razza di gioco stai giocando? I giochi lasciamoli ai bambini. Io sono un professionista e ben pagato.
Il tuo cliente ha sprecato i suoi soldi. Le informazioni possono valere più del denaro. Ho imparato molto osservandoti. Questo tizio mi inquieta. MJ, cosa hai scoperto su Isaac Delaney? Guarda la foto che ti ho inviato. Quale sarà Delaney? Non lo so. Dovrai andare alla festa per scoprirlo. Per fortuna ho già il costume. A posto. Solo ragazzi, una breve osservazione. Se dobbiamo andare a una festa, ho in mente un abito un po' più particolare da mettere. Direi a ennesimo taglio questa puntata, ci si vede lì. Festa di Halloween. Almeno sono già mascherato. Delaney indossa il costume di un mio nemico. Scopriamo quale. Tada ragazzi, abito da punk Spidey. Troppo epico. Questo è il mio vestito, veramente così da jolly. Allora, dovrebbe essere avvoltoio. Proprio. Mi scusi, è lei il dottor Delaney? Oh, Spider-Man, la mia nemesi. Stavolta non mi prenderai. Oh no, del fumo. Come farò adesso? È la tua fine, Spider-Man. Meno male, Spider-Man, che non sei Batman, perché... quello reale. Sei mio. Ehi, ho lavorato su quel casco per una settimana. Devo trovare il dottor Delaney. È andato alla festa. Tu chi sei? L'amichevole Spider-Man di quartiere. Che simpatico. Purino. Abbiamo rovinato il costume. Cioè ragazzi, per sua fortuna non è Batman, perché sta cosa degli specchi è caratteristica di Batman, che ogni 3x2. Quanti problemi. Dicevo che tipo... potrebbe essere Delaney. Devo riuscire ad arrivare lì. Che tipo in Batman The Killing Joke, appunto, la parte fondamentale è questa qua negli specchi. Ora però sono curioso di vedere qua che diavolo dobbiamo fare. È di parkour. Cerco Isaac Delaney. Credo sia sulla pista da ballo. Eccolo lì. La lucertola col camice. Che poi ragazzi, quando ho giocato off camera varie volte, c'è un easter egg in cui parla, diciamo, la cura che aveva trovato Spider-Man per il suo nemico Lizard, che era un dottore ed era anche amico di Peter Parker. Anzi, è quello che tecnicamente gli dava lavoro prima di Dr. Octopus. E praticamente ragazzi, purtroppo, nonostante l'avesse curato, è morto poco dopo, quindi è una cosa molto triste, ma ok. Ma davvero? Spider-Man, detto anche lo sciupafeste. Giusto, quelle non sono armi vere. Indietro, forza! Lascialo andare! Tenete giù la testa! Oh mio Dio!
No, non ho più il coso. Vabbè, YOLO. Madonna. Ah. Con quale mezzo bug l'hai fatto? Vabbè. Felice Halloween. Più o meno. Passa depressione, stare a una festa e poi vieni rapito così, cioè. Creiamo un po' d'atmosfera. E vabbè, caliamoci ora. Che provata mi è uscita fuori. GG per me. Dove hanno portato Delaney? No, che fissa. Stalking level Spider-Man. Vabbè, però questo è stalking positivo, mettiamola così, va. Chi siete? Lei lavora con qualcuno in un laboratorio Oscorp. E lei come lo sa? Non c'è tempo, Isaac. Mi dica il nome. Questa è finita lì! Forse la festa continua. Oh! Il nome... Dottor Morgan Michaels. Oddio, un altro momento cupo. No! Ok, raga, però ora basta, uccidere così la gente, per piacere. Inizia a sembrare quasi della DC Comics. Oddio. Beach, sit down. Ma cosa volevi fare? Ma non ti vergogni neanche un po'? Ma per piacere. Questo era l'ultimo. Devo trovare lì. Parte l'inseguimento. No, oddio. Donna. Ah, io voglio evitare di farvi male, ok? Quindi... Mi spiace, non avevo alternative. Cosa gli ha fatto Martin? Bastardino. Ti riprenderai presto. Ok.
per il tuo bene. Donna, questo è tosto però. Psicopatici di merda, levateli. Dio. No, perché? Oh, ma ce la fai? No, vabbè. Yuri, mi serve aiuto. Hanno segnalato una sparatoria alla ESU. Sì, sono io. Ti spiego tutto dopo. Ma ora devi trovare il dottor Morgan Michaels. Martin Lee lo sta cercando. Ricevuto. Spider-Man, chi è questo dottor Michaels? Credo sia lo scienziato a capo del progetto Respiro del Diavolo. Sai dov'è? Più o meno. La Sable sostiene che è sotto protezione in un rifugio da qualche parte in città, ma nessuno vuole dirmi dove. Credevo collaborassero con voi. Anch'io. Ok, forse so come trovarlo. Ti faccio sapere se ci riesco. Vado il dottor Delaney alla festa? Sì, ma anche Martin Lee. Oh no, cos'è successo? Martin l'ha corrotto e l'ha spinto al suicidio. È terribile. Dobbiamo fermare quell'uomo. Ci riusciremo. Prima di morire, Delaney ha fatto un nome. Morgan Michaels. Morgan Michaels? Chi è? Non lo so, ma scommetto che lavora sul Respiro del Diavolo. Hai scoperto qualcosa dal dossier del progetto? Sì, tieniti forte. Qualche anno fa Osborne ha chiesto a Fisk di costruire un laboratorio fuori dal controllo delle autorità. Oh. Un laboratorio? Per il Respiro del Diavolo? Se è pericoloso come sembra, non mi stupirebbe. Dov'è il laboratorio? Non lo so. Osborne ha ordinato a Fisk di distruggere tutti i documenti. Restano solo le fatture emesse dalla Fisk Construction e intestate personalmente a Osborne. Conoscendo Fisk, le avrà conservate per ricattare il sindaco. Tutto riconduce a Norman Osborne. Forse è ora di fargli un'improvvisata. Dubito ti dirà qualcosa di utile. Meglio non chiedere, infatti. Ragazzi, vi lascio qui con la curiosità di vedere cosa succederà, cosa ci dirà Norman Osborn, quanto è coinvolto, secondo me tanto, forse pure troppo. Ed è un caro affettuoso saluto dal vostro simpatico Jolly Show di quartiere. Apprezzo la nuova puntata, ciao belli.